Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Eccoci con un'altra puntata di Mafia 2 Definitive Edition. Siamo con il nostro Vincenzo e il nostro amico. Dobbiamo andare, abbiamo trovato lavoro come rubauto, quindi dobbiamo andare a rubare un'auto a questo, diciamo così, che ci dovrebbe procurare dei pezzi dell'auto. Volevo capire se andiamo con questo, sì. Ragazzi, prima di cominciare rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace al video, gesti assolutamente gratuiti da parte vostra, per me importanti, mi supportate nella crescita del canale, mi date una mano, se volete lasciare anche dei commenti. Torna da dove siamo venuti e prende la strada principale verso ovest, non passare di nuovo per la città. Se volete lasciare anche dei commenti sarò ben felice di rispondervi. Allora, vediamo se riusciamo a rubare sta macchina. Eccola qua, la polizia. E allora? Vabbè, ma è scostumatezza questa, ragazzi, cioè. Adesso a destra. Come a destra? Come essere di nuovo a casa? Bello, ma andrebbe meglio se avessi dei soldi in tasca. Ehi! E frettaci, i soldi non danno la felicità, sai? Ma non dire cazzate. Sì, ti sto prendendo per il culo. Non preoccuparti dei soldi. Questo lavoretto è solo l'inizio. Presto ci nevicherai nei soldi. Allora, Dylan ha sempre lo stesso buco di merda? No, adesso si sta una meraviglia. Davvero? E che minchia è successo? I negri sono migrati al caldo per l'inverno. Ma certo che è un buco di merda, Vito. Sei stato via un paio d'anni, ci vorrebbe ben altro per sistemare sto posto. Quelli si moltiplicano come conigli, ecco cosa fanno. Eppure peggio di prima. Adesso sono anche messi insieme in una specie di banda. Come minchia si chiamano? Beamers, Boomers, una minchiata del genere. Che minchia ne so? Vabbè, non è cazzo. Ehi, ma di che ti preoccupi? Sono animali. Non fanno che spacciare droga e ammazzarsi fra di loro. Non ti daranno problemi. E se lo fanno, usa la pistola che ti ho dato. A proposito, che novità è questa? Perché vai in giro armato? In questi tempi non puoi fare affare senza, specie da queste parti. Tu sì che sai come tranquillizzare la gente, vero? Eh sì, con la pistola ti risolvono tutti i problemi, almeno secondo loro. Poi. Qui vai a sinistra. Dica. Sì? Sì, adesso arrivo, aspetta un attimo. Avevo dimenticato quanto è carina questa zona. Sai che ti dico, prima o poi mi comprerò una casa. Ma senti, è appena tornata e già si sente troppo importante per il suo vecchio vicino. Ehi, non rompermi le palle, davo solo un'occhiata. Ci vorranno anni perché possa permettermi un posto così. Ti piace lo champagne, ma compri la birra, amico. Ma non ti preoccupare, ti aiuterò a cambiare le cose. No, stavo andando piano. Vado pianissimo, guarda. Cioè. Ma dove accidenti dobbiamo andare a pigliare sta macchina? Che miseria, ragazzi. Ma guarda sto fenomeno qua, ehi, ma la precedenza la vuoi dare o no? Maledetto, ti tolgo la patente e ti faccio ritirare. Andiamo. E quella bellezza color crema laggiù. Stai attento. Fai in fretta e levati dal cazzo. Rompi un finestrino se devi. Io ti aspetto da Mike. E se ci sono problemi? Allora risolvili. Senti, consideralo un esame. Se non ce la fai, so che cercano gente in fabbrica. Era solo per sapere. Buona fortuna, amico. Ci vediamo da Mike. Oh merda. Oh.
piace amico, ma... Ci hanno visti. Cosa fai, figlio di puttana? Ma non ce l'ho l'arma. Sono già morto, vabbè. Anche perché non credo ci siano altri modi per entrare. A meno che dalla birreria. Proviamo a vedere magari. Come stiamo oggi? Ehi, ma che cazzo stai facendo? E dai. Ehi, cosa fai, figlio di puttana? E ancora. Io rompo il finestrino. Non sto lì troppo per il sottile. Riusciti a scappare o... Forse sì. È un po' ammaccata la macchina, però vabbè dai. Sono arrivati gli altri con... Fa per terra quello lì, scivolato per il ghiaccio, guarda il ghiaccio
Tutto bene, bisogna fare attenzione perché rischio di infortunio qua. Sì? Ancora lì che pulisce il... Ehi, missione compiuta! Com'è andata? Passeggiata. Tranne che l'auto era di un gruppo di idioti che volevano farmi fuori appena te ne sei andato. Probabilmente erano i Bombers. Hunter e il loro quartiere. Non dovete preoccuparvi di quelli come loro. Se ne stanno per strada. Dicono cazzate, rubano stronzate e fumano erba. Vediamo cos'hai qui. Bello, niente macchie, pulita. Dove avrà trovato i soldi per questa? L'avrà rubata anche lui? Bella però. Quant'è che ti avevo promesso per questa? 600. Mi piace il tuo amico Joe. Ecco i tuoi $400. Passa ancora, ok? Faremo qualche altro affare. Contaci, Mike. Ci vediamo, Mike, tornerò presto. Va bene, ragazzi, ci vediamo. Ecco i tuoi 300, prendo la mia parte come intermediario. La prossima volta sarai da solo. Ottimo, grazie, Joe. Bene, andiamo a casa. Ci abbiamo sono 300 finito. Dollari. Anche questa è un po' ammaccata, sono tutte ammaccate queste macchine, ce l'ho, vabbè. Dovresti prendere l'autostrada, vedi? Vabbè, è finito quel lavoro senza fare cazzate. Ben fatto. Già, ma mi hanno quasi sparato. Non sono sopravvissuto alla guerra per morire a Sendai. Ehi, fa parte del mestiere, amico. Prendere o lasciare. Del resto non sei qualificato per fare altro, no? Sì, forse hai ragione. Non preoccuparti, vedrai che sarà una passeggiata. Sì. No. Cos'è questa storia con Bruschi? Fa comodo conoscere. Scusate, ho sbagliato strada. Ma è sempre qualche affare per le mani. Dovevo uscire. Ma usata di solito. Per un po' è finito dentro. Ho sentito che una volta rapinava il distributore di benzina. Vuoi fargli pagare la lavanderia per la tua giacca? No, lascerò perdere. Faccio un mucchio di affare con quello lì e ha un pessimo carattere. Una volta eravamo alle corse e un coglione gli ha rovesciato una birra sulla schedina vincente. Mike lo ha pestato fino ad acciacarlo. Per $10. Sembra proprio un pezzo di merda. Già, bisogna saper trattare con questa gente. E Mike è un agnellino in confronto a certi tizi che ho conosciuto da quando sei partito. Vedrai. Riverside. Dove devo parcheggiare? Io qua ancora non ho capito dove... No, ma forse c'è il garage qua, fammi vedere, eccolo lì, qua il garage. Qui intorno c'è un posto sicuro per parcheggiare, non voglio lasciarla per strada. Certo, mettila con la mia nel garage, ci sono troppi criminali in giro. Qui intorno non è più che una volta, eh? Sì, ci sono troppi criminali che rubano le auto in giro.
Siamo già arrivati. No, dobbiamo salire. Infatti. Era qua, in quello di sopra. Se hai fame, ho un po' di roba in frigorifero. Hai fame, vedo. Prendi quello che vuoi dal frigorifero. Ho capito, devo trovare la cucina però. Questo è il bagno. Questo è l'altro. Quanti bagni c'hai? Scusami. Ok, quindi adesso? Riposati sul divano in cucina, vedi qua. Telefono. Ah, si passa dal bagno. Casa del vice religioso, Navito. Vito, perché non sei tornato a casa ieri notte? Ero così preoccupata. Mamma, non sapevo avessi il numero di Joe. Da quale telefono stai chiamando? Hai parlato con il signor Pappalardo per trovarti un lavoro. Ci vado subito. Speriamo abbia del lavoro per me. Va bene. Buona fortuna, figlio mio. Va bene, ciao mamma. Allora, mi devo vestire però, ok. Allora, incontriamo sto Pappalardo, dai. Che aveva minchia. E prendiamo questo, dai. Perché scappate tutti quando passo io la guida? Cioè, non è che sono un pirata, eh. Magari guido un po' così, però cioè, non è che... Scusi, ma io c'ho da fare. Sì, ecco, adesso stai calmo. Che mi ha fatto fare questa inversione? Oh. Stiamo andando al porto, forse, infatti. City Port. Dov'è il dottor Pappalardo? Quello lì, port office, in alto lì. Salve. C'è corrente. Cosa vuoi? Sto cercando il signor Pappalardo. Ah, sì? Ma perché? Mi chiamo Vito Scaletta. Il mio vecchio lavorava per lui, sto cercando lavoro e così, eccomi qui. Beh, sei nel posto giusto, figliolo. Federico Pappalardo al tuo servizio. Puoi chiamarmi Derek.
Mi sembra di ricordarmelo tuo padre. Un bravo uomo, ma beveva come una spugna. Come se la passa adesso? È morto. Oh, beh. Ce ne andiamo tutti prima o poi, giusto, Steve? Sicuro, Derek. Ti serve un lavoro, eh? Beh, sei fortunato. C'è una spedizione appena arrivata. Steve ti farà vedere dov'è. E ora Ariam sarà fredda la carne. Seguimi. Vabbè, state calmi però. Avete un brutto carattere, io ve lo dico, cioè. Quasi che ti fanno un favore anche questi qua quando ti danno un lavoro, vabbè. Carica questa pila di casse su quel camion. Quando hai finito prendi $10. Se qualcosa si perde o si rompe, non prendi niente. Comincia ora e non metterci tutto il giorno. Non vedevo il camion subito allora. Minchia, ci metto tutto il giorno qua. Sì, eh. Sarà molto divertente. Chi cazzo vuole spostare casse tutto il santo giorno? Non vedo molte alternative. Ah, posso andare via quando voglio. E allora io me ne vado, scusa. Come lavoro non ci soddisfa, dai. Ehi, hai fatto? Sì, fatto. E tienti $10. Ho detto che volevo un lavoro, non diventare uno schiavo. Come vuoi, fuori dalle palle allora. E non farti più vedere da queste parti. Non preoccuparti, ne faccio 100 volte tanto lavorando per la Barbaro Incorporated. Aspetta, hai detto Barbaro? Joe Barbaro? Sì, e allora? Merda. Nessuno che lavora con Joe fa lo scaricatore per $10. Che cazzo ti è preso? Vieni con me. Ci sarà un altro lavoretto per quelli che lavorano per Joe Barbaro. O ci riporta dal capo adesso. Riporta dal capo. Che c'è? Beh, a questo non piace il lavoro manuale. Che cazzo? Dice di lavorare con Joe Barbaro. Stronzate. Se lavora con Joe, perché scarica le casse? Questa me la devi proprio spiegare, figliolo. Dimmi, cos'è questa storia? Mia madre per me voleva un lavoro onesto, ma io voglio i soldi veri. Quindi questo lavoro non fa per me. Le donne sono tutte uguali. Vero, Steve? Sicuro, Derek. Non vuole che passi il tuo tempo con Joe, giusto? Mia madre era uguale, guarda come sono finito. Capo del sindacato. Tutto questo cazzo di porto è sotto ai miei ordini. Come sta Joe? Piuttosto bene. E com'è che l'hai incontrato? Siamo amici dai tempi del vecchio quartiere. Sono appena tornato dall'Europa e mi dà una mano finché non mi sistemo. Senti, devi capire che una persona nella mia posizione deve essere prudente. Certamente. Allora non te la prendi se chiamo a Joe, vero? Fai pure. Ma dove cazzo è il suo numero? Ah, eccolo qui. Magari non è a casa. Non sarebbe bello.
Aia, si mette male, mi sa, eh. Ehi, hey, Joe. Sì, sono Derek. Senti, ci sta uno qui. Come hai detto che ti chiami? Vito. Vito. Dice che sta cercando lavoro e di essere tuo amico. Un buon amico. Volevo solo controllare prima con te. Ah? Sicuro. Eroe di guerra e stronzate varie, va bene. Allora, grazie. Ci sentiamo. Scusa, amico, dovevo verificare. Joe dice che sei appena tornato dall'Italia. Dovresti riuscire a cavartela. Se vuoi fare un po' di soldi in più, ho la cosa giusta. E ragazzi, qui al porto dovrebbero fare un pagamento mensile al barbiere, ma la metà di loro non caccia mai i soldi. Mi serve qualcuno che li svegli un po'. $10 a uomo. E se... se non gli serve... Beh, taglio... allora dovrai convincerli del contrario. Capisco. E se qualcuno fa casino? A quel punto gli fai il culo. Beh, diciamo che devi dargli una lezione senza impedirgli di continuare a lavorare, capisci? Per questo non è Steve a fare il lavoro. Giusto, Steve? Giusto, capo. Riscuoti almeno $150 e te ne darò 50. Solo per fare due passi, respirare l'aria da mare e incontrare nuove persone. Soldi facili, cazzo, eh? Che ne dici? Facilissimi, guarda. Sicuro è meglio che portare in giro casse. Ok, allora vai. Fatti dare i soldi per Derek dagli scaricatori di porto. Chi è? Il primo è questo qua. Ah, vedo questo qua col rosso. Sarà questo. Sono qui per la quota del barbiere. A cosa mi serve un cazzo di barbiere, eh? Ti sputa in testa e la lucida, cosa vuoi che dica? Già, certo. In effetti. Ecco qui, ma di a Derek che dovrei avere uno sconto. Grazie della collaborazione. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Stavo giusto venendo a pagare. A dirla tutta, è un buon barbiere. La prossima volta cerca di pagare in tempo, ok? Grazie. Ehi. A Derek serve la quota per il barbiere. Ancora? Non ci vado nemmeno dal barbiere, cazzo. Prendi, dalli a quel ladro figlio di puttana. Non ridurti all'ultimo la prossima volta. Amico, Derek vuole che paghi la quota per il barbiere. Senti, stronzo, non sono dell'umore giusto. Vedi di sparire, se no ti faccio male. Non posso, amico. Derek vuole i suoi soldi. Derek può baciarmi il culo. Cosa cazzo pensa di fare? Farmi fuori? Ehi, l'hai detto tu, non io. Perché non ci provi allora, stronzo? C'è qualcun altro che ha dei problemi a pagare per il cazzo di barbiere? E basta, eh? Ma col denaro, capo. Bel lavoro. Ecco la tua parte. Ti ho visto mentre ti occupavi di Bill. Sei bravo. Steve si è fatto quasi picchiare quando ci ha provato. Vero, Steve? Giusto, Derek. Ecco, un bonus per averlo raddrizzato. Grazie. Quello lì era una vera spina nel culo. Ora levati dai piedi, che ho degli affari importanti da sbrigare. E salutami a tua madre. Dille che ti sei trovato un posto come mio nuovo assistente. Sì, lo farò. Ci si vede. Ah, Vito, quasi dimenticavo. Ha chiamato Joe. Dice di incontrarlo da fretti. Chi paga il barbiere? Sì, infatti.
Già, qua si esce di fuori. Cambiare uscita, che ne vado. Che tempo però, nevica sempre qua. Volevo sistemare sta macchina io però. Era un po' ammaccata, ho fatto qualche incidente, quindi. Vediamo un attimo. Io sono lì, sono tutti in centro i meccanici. Dovrei passarci vicino a uno, quindi. Attenzione, sei bravo, buttala e spostati, eh. Vediamo se troviamo un meccanico nei paraggi. Ma siamo arrivati. Che è il Freddy's Bar, credo proprio di sì, eh. Dov'è? Di sopra? O è di qua? È di sopra. Ma quanto ci hai messo? Sono uscito appena riattaccato, che succede? Te li ricordi i bravi ragazzi? Quelli che vedevamo da piccoli? Sì, perché? Dobbiamo parlare proprio con uno di loro. Si chiama R. Tomasino. Sa che ha qualcosa di grosso per noi. Dai, davvero? Cioè, sono finiti i tempi dei lavoretti. Ora ci mettiamo a fare le cose in grande. Eccolo che arriva. Non dire minchiate. Ehi, R, come stai? Ciao, Joe. Questo è il tizio? Sì, questo è Vito, un vecchio amico mio. Piacere di conoscerti, R. Garantisci tu? Senza problemi, R. Gli affiderai la vita. Ok, sentite, ho un lavoro per voi. La paga è alta, mi servono dei buoni per la benzina. Valgono parecchio perché c'è poco petrolio. Dove li troviamo? Nell'ufficio amministrazione prezzi. È un'agenzia governativa federale, non è un po' rischioso? Cosa? Non sei all'altezza? No. Volevo solo capire come si fa. Vedi che non è difficile. Di notte i buoni li tengono in cassaforte, ma le chiavi saranno lì da qualche parte. Ma tu ce l'hai un contatto là dentro? Sì, c'è uno dei nostri che ha la sorella che lavora là. Ce la dà una mano? Chiediglielo tu. Si chiama Maria Agnello. Ecco l'indirizzo, dille che ti mando io. E se non ci sono le chiavi della cassaforte? È un problema tuo. Quant'è la nostra parte? $600 ogni 10.000 galloni di buono. Ecco. Ok, ci stiamo. No. Vito lo farà da solo. Ho un altro lavoro per te, Joe. Allora, che ne dici, Vito? Sì, ci sto. Ehi, non dimenticarti di portare un ferro. Non si sa mai cosa può succedere. Meglio essere previdenti che morti ammazzati, capisci? Non è come rapinare un negozio di alcolici. Quello che voglio è un lavoro pulito. Se qualcosa va storto, la tua parte cala a un terzo. È chiaro? Va bene. Nessun problema. Ok, quando hai fatto, torna qui che ci mettiamo d'accordo. Bene, ci vediamo. Buona fortuna, Vito. Facile, facile. Dov'è? È abbastanza vicino. Andiamo comunque con la macchina perché. È abbastanza vicino come posto. Sì, ho sbandato un po'. Qua
Guarda i nomi sulle porte per trovare. Vabbè, il nome di. Angelo. No, Agnello. E questa qua, Maria Agnello. Passaggio fino là, ti dirò tutto quello che ti serve sapere. Ed è proprio di fronte all'UAP, così non ti allungo la strada. Certo, nessun problema. L'audio è un po'. È molto bilanciato male, direi. Signora Agnellino, prego. Ho parcheggiato un po' lontano, scusi, ma... Dov'è? Ah, signor, dai però. Però non mi investi dell'agnello, eh. Finestra della cantina di solito rimane aperta, puoi passare di là. Cerchi la cassaforte, vero? Sì, come certo. Ho tirato a indovinare. È all'ultimo piano, come l'ufficio del direttore. È lì che sono le chiavi. Ok, quindi passo dalla finestra sul retro e poi salgo fino all'ufficio del direttore, giusto? Giusto. E stai attento che di notte ci sono le guardie, non farti vedere. Io devo riparare sta macchina, c'è anche un fanale solo che mi funziona, quindi. Va bene, fammi scendere qui all'ospedale. L'ufficio è dall'altra parte della strada. Ok, grazie per il passaggio. Grazie Maria, ci vediamo. Scusi lei, ma come cammina? È questo? Non cade perché non ha tempo quella ringhiera lì. Non è lo stesso di prima, no?
Andiamo dal cesso. Sono dietro di qua. Andrò a fare il giro. E che liberazione. Capito, ma sono sopra o... Oh. Okay. Ecco l'ufficio del direttore. La chiave dovrebbe essere qui. Programmi per il fine settimana? Mi rilasserò e guarderò un po' di televisione. Ti sei comperato un televisore? Sicuro? Amico, costano come un'auto nuova. Bene, ecco la chiave. Ora devo arrivare alla cassaforte. Oh, la cassaforte, e lui è buoni. Che non ti dice, non ti dice se è giù o su la... la cassaforte. Qua non è. Fedele al giornale e alla radio, se permetti. Questa televisione è solo una moda. La vedremo, caro mio. Già, e che ne pensa Mary? Lei non l'ha ancora vista. Capito, ma come ha fatto a vedermi? Scusate, cioè, vabbè, ma... Ma volevo capire se si poteva disattivare l'allarme o... Perché non ho capito come faccio poi a scappare. Wow, affascinante. Vuol dire che non ne prenderai uno? Io rimarrò fedele al giornale e alla radio, se permetti. Questa televisione è solo una moda. La vedremo, caro mio. Già, e che ne pensa Mary? Lei non l'ha ancora vista. Non vedo allarmi, ragazzi, quindi...
per uccidere. Ma mi dice di andare di qua, però. Mi dice di andare di qua, ma non è di qua che devo andare, però. Come si esce da sto cavolo di posto, porca miseria? Ragazzi, labirinto. Brutto maledetto. Forse ce l'abbiamo fatta dopo qualche tentativo. Torniamo al Freddy. Qua sì. Beh, allora com'è andata? Non è andata come volevamo. Avevamo un accordo. Ricordi, se qualcosa andava storto prendevi un terzo dei soldi. Vediamo cosa abbiamo qui. Merda. Qualcosa non va? Puoi scommetterci il culo che c'è qualcosa che non va. I buoni che hai preso hanno una data di scadenza. Ed è domani. E che vuol dire esattamente? Vuol dire che non servono a un cazzo. Aspetta. Se riesci a farli avere ai benzinai entro mezzanotte,
Li videmeranno e potrai riscattarli. Ti conviene portarli a ogni distributore della città. Devono essere incassati entro mezzanotte o siamo fottuti. Se non li vendi in tempo, aspetta, non prendi un attimo, niente. Non era questo l'accordo? Non hai parlato di date di scadenza? E che ci vuoi fare? Siamo gli allati. Senti, se ce la fai non me ne dimenticherò, credimi. Ora datti una mossa, prima te ne liberi e più soldi ti becchi. Lo stronzo, eh. Quando è mezzanotte? Minchia. Ci vediamo. Non riuscirò a venderli tutti, però. Buonasera. Ehi, interessano buoni della benzina? Certo. Basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema. Anche tu tieni la cosa per te. Certo. A me sta bene. Giornata. Ma l'altro vicino dove potrebbe? Minchia, sono tutti in culo ai lupi. Ehi, ho qualche buono della benzina extra, interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto. Buona giornata. Buona giornata, eh. Buona nottata, casomai. Altro qua. Però, ragazzi, facciamo così. Sono lontanissimi sti qua, vabbè. Ragazzi, vado di fretta, quindi... E dagliele con questo quadrato, devo schiacciare triangolo, vabbè. Ehi, interessano buoni della benzina? Certo, basta che la cosa rimanga tra noi, va bene? Nessun problema, anche tu tieni la cosa per te. Certo, a me sta bene. Salve! Questo qua è tanto ormai. E? Perché non me lo visualizzi, ok? Fatto perdere solo del tempo quello lì, porca miseria. Ehi, ho qualche buono della benzina extra, interessano? Sì, sì, certo che mi interessano. Bene, ecco qua. Forza, sgancia. Certo, certo. Ecco i soldi. Grazie, amico. Tu non mi hai mai visto. Ci si vede? Scusate, ma mi frenate davanti, cioè, che vuoi. Ehi, bello, facciamo il pieno. Senti, ho dei buoni benzine extra. Se li vuoi, sono tuoi. A poco. Sì, d'accordo. Mi sta bene. Ottimo, ecco qua. E tieni la bocca chiusa su questa cosa, ok? Sicuro, amico. Sarà il nostro segreto. Ecco, bravo. Giornata.
Ce ne sono talmente tanti, ragazzi, che è impossibile riuscire a farli tutti. Sì, sì, ok. Ehi, possono interessare dei buoni benzina in eccedenza? Certo. Dove li hai presi? A pensarci bene, preferisco non saperlo. Sei furbo. Va bene, sgancia il grano. Sì, va bene. Spera che non finisca nei guai per questo. Non preoccuparti. Tieni solo la bocca chiusa. Merda, è mezzanotte passata. Ah, immagino sia un bel casino. Meglio tornare qui giù. Beh, non li ho venduti tutti, però dai, ci sono andato vicino, Oh, al meccanico, volevo riparare un attimo la... Scusate. Volevo riparare la macchina, che è un po' sgarupata. Posso fare qualcosa per te? No, sì. Minchia, 98, che miseria. Vabbè. Grazie mille. Devo fare attenzione, che qua costa più di carrozziere che... Costa più di carrozziere che di tutto il resto. La miseria. Ma cosa suoni? Ecco. Appena riparata è già... Sono portato a casa il cartello stradale, ragazzi. Che miseria che pelo quella. Salve. Ma dov'è? Ma scusa, dov'è giù? Non ho capito se dovevo dormire o meno. Sì. Oh Gesù. Prima mattina, Biroz. E chi lo sapeva? Abbiamo un altro lavoro. Qualcosa di grosso. Portati un ferro e dei cremaltelle. Ok ragazzi, io mi fermo qua per questo episodio. In mutante canottiera, non è un problema. Prima di salutarci, come di consueto, rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, lasciare mi piace al video, gesti gratuiti da parte vostra, ma per me importanti, mi supportate nella crescita del canale, un semplice click, non... c'è nessun costo, nessun impegno. Se poi volete lasciare anche dei commenti, sarò ben felice di rispondervi. Detto questo, ragazzi, grazie per aver visto questo video e alla prossima. Ciao.